Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi siamo qua con un nuovo episodio di Skyrim in cui dovremo occuparci di parecchie faccende. Ma dove eravamo rimasti? Allora, praticamente siccome stiamo perseguendo finalmente un po' di missioni principali e la prossima ci dovrà portare nel Rathaway in cerca del nascondiglio di Esbern, ho pensato bene, visto che siamo impegnati in quella zona, di occuparci prima del covo del contrabbandiere, questo furto del vino ardente che dovevamo fare dopo aver parlato con Gulumei. Che è appunto una delle missioni della Gilda dei Ladri, che poi andremo a consegnare, tra virgolette, cercando un topo in trappola. Per cui è un po' tutto collegato, ho preferito legarle in questa maniera. Per cui io partirei, ma prima di farlo volevo salutare il mio amico nickname 898 e Kaneki. Detto ciò, io mi appropinquerei al Palazzo Blu in maniera tale che si possa un attimino andare a cercare sto vino ardente, così forse riusciamo a portare a casa pure questa questione. Non so bene se ho i talenti adatti per occuparmi di una tal missione per ora, ma ci proveremo. Allora, una delle tante missioni che non ho minimamente fatto. Ah, ma è così semplice? Allora, scusate, eh. Giusto per... Non ho nessuno dietro. Vabbè. Rubiamo? È stato così facile. Mi sembra troppo facile. Non è... Vabbè. Qualcosa mi puzza, sinceramente. Ma tipo tantissimo. Però, vabbè. Se così è, che dire. Allora, dov'è Gulumei? Sempre da ste parti? No, sta in piena solitude. Allora, andiamo a solitude. Anche se praticamente era qui dietro, ma poco importa. Così, vediamo un attimino di... Sperando poi che non ci dia altro, perché poi stavo pensando anche a quello, che magari potrebbe avere la brillante idea di assegnarci qualche altro compito, tanto per complicarci ulteriormente la vita. Allora... C'era un grosso... Ah no, era qua, ok. L'ambasciata di Tarbor. Dunque, mio caro Gulumei. Hai con te il vino? Dammelo e poi parleremo. Ho il vino ardente. Bene, non possiamo far aspettare troppo un cliente, altrimenti si rivolgerà a qualcun altro. Tieni, questo è per te. Io non so che farmene, e inoltre credo debba ricompensarti in qualche modo per i tuoi servigi. Stai cercando di corrompermi, ma che m'ha dato poi? Niente affatto, consideralo come un investimento per allungare la mia vita. Riguardo alla tenuta Golden Glow, ti dirò tutto quello che so. Sono stato avvicinato da una donna che voleva facessi da mediatore per un grosso affare. Mi ha consegnato una borsa piena di monete, dicendomi che non dovevo far altro che pagare Aringot per la tenuta. Gli ho consegnato il denaro e me ne sono andato con la copia dell'atto di proprietà. Ha detto perché stava facendo questo? No. Di solito quando lavoro non faccio troppe domande. Sono certo che mi capisci. A ogni modo, ho notato che era alquanto stizzita. Le era stato detto di rivolgersi a Mercer Frey. Tutto qui? Nessun nome o altro? In affari i nomi sono l'ultima cosa a cui pensiamo. Le nostre ricchezze parlano per noi. Ho il sospetto che tu mi stia mentendo. È tutto quello che so. Non ti ho mai detto di avere tutte le risposte. Ora, dato che il nostro affare è concluso, mi congederò da te. Vabbè, ma non... Ah, ecco, pediniamolo. Carissimo. Visto che stai facendo l'infame. Vabbè. Quanto deve durare questo pedinamento? Soprattutto, avremo l'occasione di trattarlo come merita? Vediamo un po' se... No, ok. Sembra non esserci pericolo. Che possa in qualche modo scoprirmi, non so bene perché, ma... L'importante è che si riesca a fare tranquillamente. Non credo sia previsto che lui possa tipo scoprirmi e far saltare la missione, sinceramente.
Certo, meno male che ho puntato un po' sulla furtività ultimamente, perché non so se sarebbe stata altrettanto facile questa fase di pedinamento se non avessi badato a questo aspetto del nostro personaggio. Ah! No. Ho di nuovo immaginato che volesse parlare con la guardia, ma invece no. Ok, allora. Pare che Ulfric manto della tempesta. Come è entrato qua? Che è il magazzino della Compagnia Orientale. Beh, posso, penso, occuparmene con una certa facilità. No. Stai indietro. Hai commesso crimini contro Skyrim e la sua Ma popolazione. cos'è che Cosa hai da vuoi? dire in tua difesa? Faccio parte della gilda, che ne dici di chiudere un occhio? Se la metti così, credo che per questa volta possiamo chiudere un occhio. Ecco, io dovrei entrare. Vabbè, allora facciamo una cosa onde evitare drammi. Allora io faccio un salvataggio rapido che se butta male vorrei evitare. E poi vediamo se. Ok. Mamma mia, ho rischiato veramente il panico più totale. Cioè, se quello non avessi accettato la piccola mazzetta, era finita. Cioè, se combattevo era un casino. Però mi sa che sarebbe stato l'unico modo. Allora. Ma dove sta andando? Comunque, pur avendo fatto ai tempi una marea di ore su questo gioco, mi rendo conto che c'è tipo un mondo che ignoravo. Io tutte le missioni comunque delle gilde un po' più oscure e tutte le missioni negative non le avevo mai fatte e sono forse tra le più interessanti di Skyrim. Chi va là? C'è qualcuno? Ma. Staccia! Ah. Attenti a te! Sei? No! Io mi sono un attimino. Pozione di salute. Che non mi sta aumentando assolutamente niente. Vabbè. Come se non avessi fatto niente. Carissimo. Allora, oro, pozione di cura e resto. Te lo puoi anche tenere. Si diceva. Si diceva. Non si è accorto di niente, tra l'altro. È volato di tutto. Ma lui non si è accorto di niente. Niente, vabbè. Allora. Pozioni. Intanto questa perché mi sa che ero malato. Pozione di cura minore, preferito. Questo qua lo possiamo anche levare. Magica. Pozione della magica minore, ecco. Fame!
Allora, facciamo una bella cosa. Così là. La archiviamo rapidamente, eh. Carissimo. Ok. E questo ce lo siamo levato. Poi io, sapete che vi dico, qua cerchiamo di fare il resto in questo modo, eh? Devo essere sicuro di avere le frecce equipaggiate. Dov'è passato lui? Ah. È solo un graffio. M'ha visto, va bene. Come non detto, allora facciamo così, va. Non gli sto facendo assolutamente niente. Allora, cura minore. Io devo... Cosa è successo? Ma cosa è successo? Perché sono morto senza che la mia vita fosse ridotta al minimo? Non ha molto senso tutto ciò. Comunque no, devo avanzare in maniera un pochino più aggressiva. Allora, facciamo i seri. A sto giro cerchiamo di fare i seri. Allora, la mazza elfica da una parte, la mazza archesca con scarica. Ecco, avanziamo un po' burini. Ecco, oh, vedi che mi sembra un ottimo modo di avanzare questo. Senza grande paura, senza grande timore, facciamo il delirio. Allora, dicevamo, sono arrivato praticamente al punto di prima, anzi oltre il punto di prima. Quanto ci vuoi a trovare con chi stai in combutta? Allora, questo è quello che ci ha ammazzato prima. Mi sono incastrato. E se io riuscissi a sorprenderlo questo? Forse non è il caso che io lo derubi. Benissimo, ok. Siamo passati inosservati nonostante fosse tipo a un centimetro da me. Da paura. Un combattimento potenzialmente letale superato con successo. Io comunque devo potenziarmi tipo troppo. Allora, questo qua che gli facciamo? Niente gli facciamo, dobbiamo ammazzare. Va bene. Sta notando, perché non mi sta Vuoi morire? Dai. T'arrendi. Ma lo stava tipo lontanissimo. Non ha senso. Vabbè, ma sono abbastanza confuso. Allora, cos'è successo qua? Dov'era? No, c'è qualcosa sotto. Ah, ecco, la grotta. Sì, ma che bordello questa missione. Non si capisce neanche bene dove devo andare. Abbastanza ambiguo e fumoso il tutto. Oh, interroga Gulumei. Io qua te volevo.
Che cos'era? Chi va là? C'è qualcuno? Vabbè, ragazzi. Aiuto? Niente. Ma porca miseria, niente. Io devo assolutamente migliorare tanta roba, perché non... sono tipo troppo debole. Allora, cerchiamo un attimino di dare un senso a tutto. Io andrei su pugnale. Anche se ho preso questa spada delle Blade, che non sembra affatto male, quasi quasi me la provo. Dunque. Vabbè, intanto mettiamo questa tra i preferiti. Questo tra i preferiti. E pure questo tra i preferiti. Almeno se mi tocca andare avanti con due... due pugnali ce l'ho. Poi la cura delle malattie. Ok, questo qua lo mettiamo. Questo qua lo possiamo levare. E la magica. Ok. Bene. Si diceva fiamme. Mi nascondo. Piccola meretrice bugiarda. Il mostro non è mio. Forse già, quella sì. Da me non fa neanche un niente maledetto violenza sentito. Gratuita, prendi. Sarei tentato di ammazzarle, ma preferisco essere furtivo. Ma Gurumei, dov'è? Intanto dacci uno che fa il bagno. Ah? Ora sei lì. Il delirio. Sai fare di meglio. Bellissima. Niente, di tutto c'è qua. Bastardo. Tanto leviamoci lei. Ma qua l'hai vinto. No. Vuoi morire? Siamo stati sconfitti. Ecco, ok. E ce li siamo levati entrambi. Allora, cura rapida. Ok, bene. Che parto. Io a sto Gurumei gli faccio veramente la festa. Ma come fanno a essere tutti così terribilmente più forti di me? Sto per rimorire un'altra volta. Cioè, non ci si crede. Ecco. Tutti che si arrendono dopo. Quanti ne mancano? Io intanto mi devo mettere un attimino la cura normale, perché quella quella rapida non riesco a usarla mentre combatto, mentre quella normale si può anche usare in questi momenti. Allora, sentito niente? Oh no, ancora una alla volta. Oh, è andata giù facile. Che è successo, carissima? Liscio, mio caro. Questo è quello che vuoi. Vabbè, ci mancava. Oh, santo cielo. Santo cielo. Oh, meno male. Bene. Allora, oro. Arco da caccia è meglio il nostro. Va bene. Mi fate trovare quel maledetto? Mi fate trovare quel maledetto? Comunque sto pagando il prezzo di uno sviluppo troppo generico, devo dire.
Siamo capaci in tutto e bravi in niente. Il dramma è quello. Vabbè, ma non è possibile. Altri due. Ma io non ce la farò mai. Poi certo che se... andiamo in acqua. Cerchiamo un attimino di capire di che morte devo morire. Allora, io devo uscire da qua intanto. Ma chi è? Ma chi è? Niente, mi inseguono senza sosta. La mia fine è giunta. Eccoti qui. Non gli sto levando niente. Assolutamente niente. Aiuto. Aiuto. Arrivederci. Ok, la seconda tipa è andata, adesso, teoricamente sempre, del tutto teorica, forse ci dovremmo essere, forse. Un'altra rissa, adesso ti sventro! No, adesso sventro io te, perché non si può andare avanti, in codesta maniera. Dai, dai. Io se muoio adesso penso che potrei veramente darmi fuoco io, oltre che dare fuoco all'avversario. Allora, mi fate prendere la cura normale? La cura normale, grazie. Ecco. Equipaggiamo la sinistra. Non voglio averci niente a che... prova a reagire. Ok. Adesso, caro Gurumei, visto che è mezz'ora che io sto appresso a te, che Dio ti aiuti, perché veramente, che Dio ti aiuti. Non c'è bisogno di compiere azioni avventate. Non è poi così male come sembra. A dire il vero, stavo per dire tutto a Mercer. Ti prego, mi farà uccidere. Dimmelo ora o ti ucciderò all'istante. No, ti prego, non ce n'è alcun bisogno. Ti dirò tutto. È Carlaia. Si chiama Carlaia. Pronunci quel nome come se io lo conoscessi. Mercer non ti ha mai parlato di lei. Carlaia è la ladra responsabile dell'assassinio del precedente capogilda, Gallus. Ora è sulle tracce di Mercer. E tu la stai aiutando? Aiutarla? No, no. Io non sapevo nemmeno che fosse stata lei finché non mi ha contattato. Ti prego, mi devi credere. Dov'è Carlaia ora? Non lo so. Quando le ho chiesto dove stava andando, mi ha semplicemente sussurrato dove ha avuto inizio la fine. Tieni, prendi l'atto di proprietà della tenuta Golden Glow come prova. E quando parlerai con Mercer, digli che io valgo molto di più per lui da vivo. Bene. Allora, io adesso vorrei fare una cosa, nel senso, io adesso faccio un doppio salvataggio. Giusto per non saperne leggere né scrivere. E la soddisfazione me la devo levare. La soddisfazione me la devo levare. Scusate, ma ecco. Sperando che le missioni vadano avanti lo stesso. Bene. Così gli diremo che purtroppo
Gulumei è caduto. Nel caso in cui le missioni si dovessero interrompere, farò sempre in tempo a ripristinare il salvataggio. Detto ciò, ragazzi, visto che questa missione è durata molto più di quanto avrei preventivato, perché io sono qui da qualcosa come 40 minuti solamente in questa parte qui, per cui la registrazione totale ha superato ben oltre l'ora ormai, direi che ci possiamo salutare per il momento. E come vi avevo preannunciato poco fa, la prossima volta che ci vedremo in questa serie mi troverete decisamente più performante, più abile, pronto ad affrontare qualsiasi pericolo, perché così non si può veramente andare avanti. Perché adesso io apro sto baule, se ci riesco, scopriamo cosa c'è dentro e ci salutiamo. Ce la farò ad aprire sto baule? Non ce la farò. Vabbè, ma noi abbiamo tempo. Tanto oggi ormai... Oh, meno male. Elmo elfico. Oro, rubino. Tiara dell'arciere maggiore. Bastone della luce magica. Vedi che un po' di roba. È valsa la pena di venire qua e di impazzire per 15 ore. Perché quantomeno... ci portiamo a casa un bel po' di cosine che potranno essere utili proprio per la mia, il mio disperato tentativo di migliorare. Ma dov'è l'apertura di sta cosa media? Niente, non... io sto cominciando a odiare questa cosa delle serrature. Niente, non... mi prende in giro. Ok. Vabbè, che adesso... sono veramente, veramente curioso di vedere che altro si può rimediare da ste parti. Ecco, per esempio, tu, baule, che stai anche aperte. Oro, pozione di cura, vabbè, il fatto che fosse aperto purtroppo non ha portato gran fortuna. Baule difficile. Oh, eccone un altro. Speriamo ci sia roba a sufficienza come l'altro. Tanto ho consumato tipo... 50 grimaldelli negli ultimi 2 minuti. Si è aperta subito. Per 12 monete d'oro. Vabbè. Ragazzi, niente, detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito in questa ennesima giornata di Ricky Scleri e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi.